In una notte di tempesta in una piccola città rurale del Maine, una casa viene danneggiata da un albero che cade improvvisamente. Il mattino seguente un illustratore esamina le conseguenze di una strana tempesta elettrica verificatasi la notte precedente. Un vecchio albero è caduto attraverso la sua finestra e suo figlio Billy chiama David e sua moglie per sapere che anche la casa sul lago è stata distrutta. La famiglia vede una notevole quantità di nebbia scendere dalla montagna, e David la trova strana, anche dopo una forte tempesta elettrica. David decide di andare nel cortile dei vicini per parlare dell'albero caduto. Si avvicina con cautela al vicino, Norton, perché in passato hanno avuto dei contrasti. David lo informa dell'albero e vede che anche l'auto del vicino è danneggiata. Norton chiede a David un favore, chiedendogli di andare in città a comprare il materiale per le riparazioni. David accetta, pensando che questo possa migliorare i rapporti con il vicino. David, suo figlio e Norton si recano in città e incontrano i veicoli di riparazione di un convoglio militare. I due si dirigono al negozio e David parla con i dipendenti Sally e Wix, che sono impegnati ad assistere molti clienti. Norton ringrazia David per il suo aiuto e Billy chiede al padre se lui e Norton si sono riconciliati. David risponde che è troppo presto per dirlo, ma per ora sono civilizzati. Un gruppo di soldati entra nel negozio, entusiasti di lasciare la città per una breve vacanza. Norton nota un ufficiale della polizia militare entrare nel negozio e parlare con il gruppo di soldati. Le sirene della polizia e dei vigili del fuoco si sentono sfrecciare per la città. Poi, l'ufficiale di polizia militare ordina ai soldati di cancellare le loro vacanze e di tornare alla base il più presto possibile. Tutti i presenti nel negozio si fermano quando suonano le sirene della base militare. Un uomo con il naso sanguinante entra nel negozio, gridando che ci sono delle creature nella nebbia che hanno preso uno dei suoi amici. Wix cerca di calmarlo, ma lui piange e dice loro di chiudere le porte del negozio. Degli acquirenti corre per raggiungere la sua macchina, ma la nebbia avvolge tutto ciò che ha davanti e si sentono solo le sue urla. Tutti guardano in silenzio attraverso la vetrina del negozio, senza riuscire a vedere nulla all'esterno. Quando misteriosi tremori scuotono l'intero negozio, il direttore dice a tutti di rimanere dove sono, ma una donna insiste che deve tornare a casa dai suoi figli. La signora Caird dice che la nebbia e la morte è un segno dell'apocalisse. Più tardi, David trova la signora Irene, che gli presenta Amanda, la quale si prende cura di Billy facendolo sentire a suo agio. Wix, l'impiegato del negozio, dice a David che può trovare delle coperte nella zona di carico. David si reca al vano di carico e vede che il generatore del negozio è malfunzionante. Cammina nell'oscurità e sente un rumore provenire dalla porta posteriore del negozio. Il rumore si fa più forte e David corre verso il negozio, spaventato. Trova Wix e altri e li chiama per controllare il generatore. David racconta del rumore e tutti vanno a indagare. Scoprono che qualcosa blocca l'uscita del generatore e pensano di eliminarlo dall'esterno. David si oppone, dicendo che non sanno cosa c'è nella nebbia. Ma Jim e Norm vogliono procedere dicendo che non apprezzano che David parli male di loro solo perché è un famoso illustratore. Le porte scorrevoli si aprono e Norm si prepara a uscire. Entra la fitta nebbia e tutti deridono David perché ha paura della nebbia. Improvvisamente un enorme tentacolo si materializza dalla nebbia e avvolge il piede di Norm prima di trascinarlo. David cerca di aiutare Norm, ma gli altri uomini sono paralizzati dalla paura e non fanno nulla. Compaiono altri tentacoli e Wix si precipita a prendere un'ascia. I tentacoli si aprono rivelando gli artigli e ferendo Norm. Wix si prepara a tagliare il tentacolo, ma il giovane viene trascinato via in quel momento e manca il colpo. Wix si affretta a chiudere le porte mentre David cerca di combattere i tentacoli. Afferra l'ascia e taglia uno dei tentacoli più grandi, recidendo la punta proprio mentre la porta si chiude. I due si riuniscono all'interno del negozio e pianificano come dirlo a tutti. David inizia a parlare con Norton, ma lui non gli crede. David invita Norton a controllare la banchina di carico per vedere il tentacolo e il sangue di Norm. Ma Norton diventa ostile pensando che il gruppo lo avrebbe attaccato per aver fatto causa a David. Il resto delle persone nel negozio sente il trambusto e David racconta loro ciò che hanno vissuto. Come previsto, nessuno gli crede. Poi, David porta il direttore e un altro uomo alla banchina di carico, che è macchiata di sangue, e vedono il tentacolo reciso che presto evapora davanti a loro. Tornano per confermare a tutti che quanto detto da David è vero. Alcuni acquirenti aiutano a bloccare le finestre, ma Norton non è convinto e crede che la scena della banchina di carico sia un trucco elaborato. Cerca di convincere alcuni acquirenti ad andare con lui, mentre la signora Carr dice a tutti che ciò che sta accadendo è stato predetto nella Bibbia e che è la volontà di Dio. Continua a parlare finché non diventa il centro dell'attenzione del negozio e ricorre a spaventare i bambini dichiarando che la nebbia richiede un sacrificio di sangue. Wix prova a minacciarla se continua a spaventare la gente. Billy sente i soldati discutere di qualcosa, ma David lo porta via. Billy è spaventato, pensando a sua madre, ma David gli assicura che torneranno da lei. David parla di nuovo con gli altri e alcuni suggeriscono di costruire delle torce. Amanda rivela di avere una pistola e la consegna a Wix, che ha molta esperienza di tiro. Si crea un'agitazione quando Norton e un piccolo gruppo vogliono partire per la nebbia. David cerca di convincerli a non andare, ma Norton crede che lasciare il negozio sia la decisione migliore,
pensando che nella nebbia non ci sia nulla di pericoloso. David chiede a uno degli uomini di uscire con una corda legata intorno alla vita per recuperare un fucile da una delle auto degli shopper. Un motociclista si offre volontario ed esce con il gruppo di Norton. David tiene la corda legata intorno alla vita del motociclista finché qualcosa non inizia a tirare la corda. Ci vogliono 3 uomini per tenerla completamente e quando riescono a tirarla appare solo la metà inferiore del motociclista. Jim regola le luci e le collega alle batterie. Le luci illumineranno il negozio in caso di emergenza, se qualcosa dovesse entrare nel negozio. Più tardi, un'enorme creatura volante appare nella vetrina del negozio. Presto compaiono altre creature e David si rende conto che le luci le attirano. Improvvisamente, appaiono enormi bestie volanti che iniziano a dare la caccia alle creature più basse. Jim e Mion si affrettano a spegnere le luci, senza sapere che stanno peggiorando la situazione. La finestra va in frantumi e le creature entrano nel negozio. Man mano che entrano altre creature, alcune persone vengono ferite e altre uccise. Le bestie volanti sono in fiamme e David e gli altri riescono a ucciderne diverse usando il fuoco a loro vantaggio. Con l'aiuto di Wix, David salva suo figlio e Wix uccide la creatura. Poi il gruppo di persone riesce a coprire il buco nella finestra e le cose si calmano un po'. Qualcuno dice che la premonizione della signora Carr si è avverata, poiché aveva previsto che le creature sarebbero venute a prenderli. Carmd predica che la nebbia chiede sacrifici e teme che il resto della gente inizi a crederle. Amanda dice che tutti nel negozio sono civili e non ricorrerebbero mai a tali pratiche. Ma David fa notare che le persone spaventate diventano disperate in situazioni come questa. Billy piange, temendo di perdere il padre, ma David promette di tornare. Carmd si mette in mezzo, dicendo che andando in farmacia le creature torneranno, portando con sé l'ira di Dio. Il soldato Wayne Jessup si unisce al gruppo lasciando gli altri colleghi nel negozio. Si avventurano nella nebbia e raggiungono con successo la farmacia. Perlustrano le corsie in cerca di rifornimenti e trovano abbastanza medicinali per i feriti. Poi vedono delle ragnatele sul soffitto e trovano delle persone avvolte in esse. Una delle persone avvolte afferra improvvisamente Jim e si rivela essere l'ufficiale della polizia militare. Inizia a scusarsi, dicendo che è stata colpa sua, e poi inizia ad avere le convulsioni, con gli occhi che diventano bianchi e i ragni che gli escono dal viso dall'interno. Poco dopo Jim incontra una delle creature, un ragno gigante, e Wix spara, ma ne compaiono altri che iniziano a lanciare ragnatele acide, una delle quali colpisce la gamba di un uomo e gli scioglie la pelle. L'ufficiale militare cade a terra ed esplode, liberando centinaia di ragni. Il gruppo viene attaccato, ma combatte per ritirarsi dal luogo in cui si trova. Purtroppo, alcuni membri del gruppo vengono lasciati indietro. Le persone arrivano al supermercato urlando e spaventate. David corre da Billy e lo abbraccia forte. Il giorno dopo, David si sveglia e vede Carmd che predica a un folto gruppo di sopravvissuti che lo ascoltano con attenzione. Wix dice che Carmd è diventata estremamente convincente. Il gruppo la tratta come un profeta, credendo che ciò che dice si avvererà e Jim sembra ora credere in lei. Il gruppo di David è ancora deciso ad andarsene e decide di parlare con i soldati, ricordando l'ufficiale della polizia militare alla farmacia che si scusava dicendo che era colpa loro. Trovano Wayne e gli chiedono cosa sa della nebbia. Wayne mente dicendo di non sapere nulla e il gruppo nota che gli altri 2 soldati non ci sono. Il gruppo decide di cercare gli uomini nella zona di carico, ma Jim li vede. All'interno del locale scoprono che i soldati sono spariti. Wayne dice che i soldati devono averlo fatto dopo che lui ha raccontato quello che aveva detto l'ufficiale della polizia militare. Jimmy si fonde e lo trascina tra la folla, dicendo di aver sentito confermare che la nebbia è colpa dei militari a causa di un progetto segreto. Ammette di aver sentito dire che i militari stavano sperimentando un portale interdimensionale e Carmd inizia a recitare come il progetto abbia provocato l'ira di Dio, definendo Wayne un blasfemo. La folla inizia ad assalire Wayne e uno degli uomini inizia a pugnalarlo. Carmd ordina di darlo in pasto alla bestia e la folla lo trascina fuori tra applausi e grida. Wayne li implora di lasciarlo andare, ma Jim lo butta fuori bloccando la porta d'ingresso. In pochi secondi appare un'enorme creatura simile a un granchio e prende Wayne. Il giorno dopo il gruppo si prepara a partire, ma Carmd li aspetta alla porta. Dice che sono dei blasfemi per aver disobbedito e li chiama peccatori. Poi dice a tutti che il gruppo di David deve essere sacrificato alla nebbia e ordina ai suoi seguaci di prendere Billy come primo sacrificio. Wix appare e spara senza esitazione a Carmd, permettendo al gruppo di David di andarsene. Il gruppo raggiunge la porta e inizia a correre attraverso la nebbia per trovare l'auto di David. Wix arriva per primo alla macchina, ma il granchio gigante lo prende. Il resto del gruppo viene attaccato uno per uno da ragni giganti e separato. Amanda, David, Billy, Irene e Dan raggiungono l'auto, ma gli altri 2 non sono così fortunati. David vede la pistola di Wix e la afferra prima di avviare l'auto. Passano davanti al negozio e i restanti sopravvissuti li vedono andare via. Arrivano a casa di David e David vede la moglie avvolta in un bozzolo di ragnatela. Piange, ma decide di continuare a guidare per la sicurezza di Billy e si spinge il più lontano possibile. Lungo la strada vede morte e distruzione ovunque. Un'enorme bestia gigante piena di tentacoli passa davanti a loro, scuotendo l'auto a ogni passo massiccio. Continuano a guidare finché non finiscono il carburante e l'auto si ferma.
David guarda gli occupanti dell'auto, disperati e sconfitti, e si rende conto che hanno tutti una sola cosa in mente. Afferra la pistola e scopre che sono rimasti 4 proiettili. Pensando che non sopravviveranno, David decide di usare i 4 proiettili sui 4 passeggeri. Inizia a caricare la pistola e spara più volte all'interno dell'auto. Pochi minuti dopo vediamo David che urla per aver ucciso gli altri, e poi tenta di salvarsi la vita, ma i proiettili sono finiti. Frustrato, decide di uscire nella nebbia e urla e picchia contro il veicolo, desiderando che le creature vengano a prenderlo. Mentre si prepara a morire, appare un carro armato blindato. La nebbia si solleva lentamente e un convoglio militare passa davanti a lui con sopravvissuti e soldati pesantemente armati. David cade in ginocchio con grida disperate. La nebbia si dissolve e nel frattempo i soldati, con lanciafiamme e fucili, distruggono le creature rimaste. Il film termina con David che si lamenta del fatto che se avessi aspettato solo qualche minuto in più, tutti si sarebbero potuti salvare. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.